coro dove ogni giorno si parla di bilanci, di questo e di quell'altro, proporre un libro sull'arte è veramente avere coraggio. Perché dico questo? La mia prima domanda che mi sono fatto è: cosa vuol dire parlare di questa iniziativa, di un libro, sull'arte, nel contesto di un continente come quello dell'Africa, che oggi celebra per alcuni 50 anni dell'indipendenza? In questi 50 anni dell'indipendenza l'Etiopia è stato proprio il perno di tutti quanti. Dall'altra parte, cosa vuol dire anche osare presentare un libro sfidando tutti a guardare l'arte qui a Roma, in un contesto di ricerca di dialogo interculturale, 50 anni, quasi 51 anni dopo la realizzazione del congresso di artisti neri scrittori qui a Roma? Allora, più che farvi un discorso che veramente non voglio togliere tempo, e fare una proposta perché questo libro non possa essere occasione per ripensare un'occasione di ricelebrare un congresso veramente sull'arte e la cultura africana, qui in Italia, per celebrare questi 50 anni che sono passati così. E perché? Io sono di Guinea-Bissau e le ragioni dell'indipendenza, quando fu chiesto a Cabral perché voleva quell'indipendenza, e lui rispose in maniera molto semplice: per due ragioni. Il primo è per imparare ad essere noi stessi africani. Secondo, per educare i nostri figli ad essere cittadini del mondo. Per questo, anche quando noi, nei paesi africani di lingua ufficiale portoghese, siamo stati costretti a prendere le armi, ho dovuto però far capire alla popolazione che la nostra lotta armata, prima noi non avevamo, sì, abbiamo militari, però noi non siamo militari, siamo militanti armati, perché la nostra lotta è prima di tutto una resistenza culturale, economica, politica. Ora, l'arte è lo specchio dell'anima di un popolo, della sua creatività, ciò che serva nel più profondo della caverna del cuore e che sogna poter diventare un libro. L'Africa fa tutto il suo affinamento, dal periodo del panafricanesimo alla negritudine, eccetera, è tutta una lotta incentrata sulla cultura, fino all'indipendenza. Dall'indipendenza a questa parte, ditemi quale paese africano investe nella cultura e nell'arte. Non si deve allora meravigliare del tunnel nel quale noi siamo oggi imbavagliati, perché vuol dire che abbiamo rinunciato a sognare, a pensare, come diceva Cabral, a partire dalle nostre realtà. E così abbiamo affidato i nostri sogni, il nostro tutto, al Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, eccetera, eccetera. Abbiamo detto: pensate voi, noi rimaniamo qui. Ora, io credo che il peggio che può succedere ad un popolo è di considerare il suo, la possibilità che lui ha di pensare ad un altro, perché come conseguenza, alla fine, resta solo una cosa: la politica dei container, perché tutto deve arrivare da fuori, e là dove noi siamo oggi di fatto è una politica, una realtà in cui
pensiamo ciò che non viviamo e viviamo ciò che non pensiamo. Tradotto economicamente, ecco perché l'arte è una resistenza culturale e anche economica. Sei costretto a, come posso dirlo, in qualche modo a produrre ciò che non consumi e a consumare ciò che non produci. Il circolo è chiuso. Quindi grazie davvero per aver osato riportarci a ricordare che chi pone di parte l'arte non sta tenendo presente che lo sviluppo di qualsiasi popolo, se da voi, che si passa dalla terra e il cuore, diciamo. Grazie davvero di cuore. Grazie per la